Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie di essere venuti per la sessione di laurea del corso di studio in scienze e tecnologie analitiche. Oggi abbiamo sette laureandi. Andremo in ordine alfabetico, ognuno di voi avrà 10 minuti di tempo per la sua presentazione. Quindi iniziamo con Calderone e Giusi. Se posso, dal titolo ruolo delle colonie nella circolazione oceanica europea. Relatore, professor Pasquale Castagna. Faccio di una parola per Andrea Giusi. Allora, Giusti ci parlerà delle colline. Le colline sono particolari aree degli oceani polari che sono fondamentali per il clima della Terra. Lascio la parola a lei che ci descriverà che cosa sono e qual è il loro ruolo sulla circolazione degli oceani polari. Buongiorno a tutti, il titolo della mia tesi è il ruolo delle bolinee nella circolazione oceanica globale. Prima di parlare delle bolinee cerchiamo di capire cos'è la circolazione oceanica globale. Per definizione la MOC viene data da Meridional Overturning Circulation e non è altro una circolazione che comprende tutti gli oceani. È essenzialmente divisa in due rami, il ramo superficiale e il ramo profondo. Nel ramo superficiale le correnti sono generate dall'azione del vento, da qui il termine wind drive circulation, mentre nella circolazione profonda le correnti sono generate dal gradiente salino e termico, da qui il termine thermoline circulation. Questa circolazione è molto importante per il trasporto di calore equatore-poli. Nell'Oceano Atlantico la parte superiore della MOC trasporta verso nord acqua calda attraverso i tropici, mentre la parte profonda trasporta acqua polare densa e fredda verso sud fino all'Oceano Meridionale. Questa circolazione infatti è un fattore di rilevante importanza nel clima, in quanto trasporta circa 10 alla 15 watt di calore dai poli verso le basse latitudini. Questa circolazione è alimentata da due motori. Il primo motore si può individuare nell'Oceano Meridionale e avviene, si alimenta attraverso la formazione di acqua di fondo antartica che è prodotta nelle bolinee, mentre il secondo motore lo individuiamo nell'Atlantico settentrionale durante la formazione di acque profonde che avvengono attraverso il processo di convezione. Cosa sono le bolinee? Le bolinee sono delle particolari aree oceaniche, parzialmente o completamente libere dal ghiaccio, che si formano all'interno del pack, ovvero all'interno della banchisa di ghiaccio, quando la temperatura dell'aria è ben al di sotto al punto di congelamento dell'acqua di mare. Esse si formano periodicamente nelle stesse aree, negli stessi periodi dell'anno. E nell'immagine a destra possiamo individuare una bolinea, in particolare la bolinea di Baia Terranova, situata in Antartide. Le bolinee svolgono un ruolo fondamentale per la produzione di acqua densa, inoltre influenzano il clima attraverso il riscaldamento dell'atmosfera e il raffreddamento della superficie oceanica e la formazione di ghiaccio marino. Questo porta alla formazione di acque dense che, come abbiamo visto precedentemente, alimentano la nostra circolazione. Inoltre sono considerati anche come pozzi di CO2. Le bolinee rivestono anche un ruolo fondamentale nell'importanza biologica, infatti esse vengono paragonate a delle oasi nel deserto dell'Oceano Polare. Queste aree infatti sono di rilevante importanza in quanto sono di rilevante importanza per la sopravvivenza delle specie artiche e antartiche. Possiamo, in base al meccanismo di formazione, abbiamo due tipi di bolinee, le bolinee a calore sensibile e le bolinee a calore latente. Questo però non significa che nelle bolinee a calore latente vi è una perdita di calore sensibile e viceversa, ma questa definizione viene data soprattutto per enfatizzare il meccanismo che le mantiene aperte. Le bolinee a calore sensibile vengono anche definite come bolinee oceaniche o open sea e si formano per la risalita di acque più calde che a contatto con le acque fredde e poco salate superficiali provocano una destabilizzazione della colonna d'acqua. Questo impedisce o rallenta la produzione di ghiaccio e si formano in prossimità di upwelling o mixing verticali.
Le bolinee a calore latente vengono anche definite come bolinee costiere, anche dette shelf water, e si formano per l'azione dei freddi e intensi venti catabatici che perdono rapidamente intensità appena fuori la costa. Cosa che fanno questi venti essenzialmente? Impattano il pack e lo allontanano verso il largo. Questo quindi genera una zona priva di ghiaccio in cui la temperatura atmosferica è inferiore al punto di congelamento dell'acqua marina. Esse inoltre vengono anche considerate delle fabbriche di ghiaccio, appunto per l'elevato tasso di produzione di esso, e questo comporta un aumento della salinità e quindi la formazione di acqua densa. Le bolinee le possiamo individuare sia nell'emisfero boreale che nell'emisfero australe. Nel nostro caso analizzeremo le bolinee nell'emisfero australe, poiché abbiamo detto sono i motori della nostra circolazione. Questo emisfero è caratterizzato quasi totalmente da bolinee a calore latente, ovvero bolinee costiere, e le uniche bolinee a calore sensibile, bolinee oceaniche, sono quella di Madurais e di Cosmonadassi, e si formano principalmente a ridosso di isole, iceberg, promontorio, sottovento agli ice tank, come la bolinea di Mers che vedremo successivamente. Inoltre, la bolinea più grande che si forma regolarmente in Antartide è la Ross Ice Shelf. Nonostante le bolinee occupano solo una piccola frazione rispetto all'estensione del pack, vi è un'elevata perdita di calore nell'atmosfera. E, a causa di questa perdita di calore, le bolinee costiere sono delle zone appunto in cui si producono delle grandi quantità di ghiaccio. Questo quindi causa un aumento della salinità, sia la formazione d'acqua densa, l'acqua densa pesante cede, cade, e sia la formazione appunto dell'acqua di fondo antartica, meglio chiamata come Antarctic Bottom Water. Queste masse d'acqua sono molto importanti perché appunto trasportano ossigeno al resto degli oceani profondi della Terra. Un sito molto importante per la produzione di Antarctic Bottom Water è la bolinea di Mers, e l'importanza delle bolinee lo possiamo proprio evincere da quello che è accaduto recentemente a tale bolinea. Infatti nel 2010 la bolinea praticamente ha subito una rottura del Mers Glacier Ice Tank che è dovuto all'impatto di un iceberg. Questo ha causato la scomparsa della bolinea, e questo automaticamente ha evidenziato una diminuzione di salinità nell'Antarctic Bottom Water. Questo potrebbe portare ad un cambiamento della circolazione globale, con un'alterazione del processo di regolazione del calore sulla Terra. Negli ultimi decenni è stato osservato che i cambiamenti climatici in atto, con la conseguente fusione della calotta glaciale antartica, hanno portato ad una riduzione della densità, della salinità e del volume dell'Antarctic Bottom Water, quindi un'alterazione delle proprietà. Queste alterazioni hanno delle ripercussioni sulla stratificazione degli oceani profondi, sul sequestro di CO2 da parte degli oceani e sul ramo inferiore della MOC. Quindi è necessario incrementare la nostra conoscenza sulla dinamica e sulla variabilità delle bolinee. Grazie. Grazie per l'esposizione e per aver detto di me. Domanda da parte della Commissione. Allora, grazie. Allora, siamo al secondo laureato del PD dell'Australia, che presenta una tesi del titolo Ambiente profondo del Mediterraneo. La parola è chiamata. Sì. L'ambiente profondo del Mediterraneo, così come gli ambienti profondi oceanici, sono fra gli ambienti più sconosciuti in assoluto. C'è chi dice, forse ragionevolmente, che conosciamo più della Luna e di paesi e di pianeti del nostro sistema solare di quanto non si conosca del fondo oceanico. Non a caso, quasi ogni anno emergono delle scoperte significative, e fra le quali la più straordinaria è stata sicuramente quella intorno agli anni 70 della scoperta di ecosistemi legati all'idrotermalismo profondo del tutto isolati rispetto alla produzione primaria superficiale. Il Mediterraneo, che si riteneva povero dal punto di vista della fauna profonda e degli ecosistemi profondi, negli ultimi anni invece sta dimostrando una enorme varietà di ambienti estremamente rari, estremamente produttivi, ma chiaramente anche pericolosamente impattati dalle attività umane. Sentiamo. Allora, innanzitutto l'ambiente profondo del Mediterraneo. Devo dire, sì.
Può togliere la maschera? Sì, sì, sì. Poi vuoi levare la mascherina. Okay. Parlare meglio. Allora, l'ambiente profondo del Mediterraneo, nelle acque, allora, allora, le acque profonde del Mediterraneo innanzitutto sono considerate come degli ecosistemi eccezionali dal punto di vista della loro biodiversità. In particolare la fauna mediterranea presenta delle caratteristiche che la differiscono dalle faune degli oceani del mondo. Per quanto riguarda la megafauna, sappiamo che lo studio delle comunità megafaunistiche profonde è iniziato negli anni Ottanta ed è stato limitato al campo batimetrico sfruttato dalla pesca che si trova all'incirca tra gli 800 e i 1000 metri. In generale, nella megafauna mediterranea delle acque profonde sono importanti le quantità di crostacei decapodi presenti, che insieme ai pesci sono i taxa dominanti negli insediamenti del Mediterraneo profondo. Importanti sono anche le macrofaune, di cui la biomassa è molto variabile, e inoltre sappiamo che l'abbondanza di queste generalmente diminuisce con la profondità e tende invece ad aumentare in prossimità dei canyon sottomarini e in generale vicino alle aree ad alta produttività locale. Anche l'abbondanza della megafauna diminuisce con l'aumentare della profondità ed è dominata principalmente da nematodi con importanti frazioni di copepodi, alpacticoidi e policheti. Come possiamo vedere in questo modello qui rappresentato, l'abbondanza megafaunale è ancora molto più pronunciata nel bacino orientale, che mostra gli stock megafaunali più bassi del mondo. Per quanto riguarda invece gli endemismi, non sappiamo ancora oggi se sono distribuiti uniformemente o meno lungo tutti i bacini del Mediterraneo profondo. Il Mediterraneo sappiamo anche che ospita delle strutture geomorfologiche chiave, tra queste troviamo i bacini anossici peralini profondi che presentano un valore di salinità superiore al 30%, un impoverimento di ossigeno ed elevate concentrazioni di metano e solfuro. Le prime prove genetiche indicano che questi bacini ospitano un'elevata quantità di batteri estremofili e di conseguenza sono tossici per la megafauna e la macrofauna. Sono in grado però comunque di supportare le comunità non faunistiche di protisti e megafauna, che probabilmente traggono vantaggio dalle associazioni simbiotiche con i procarioti. Importanti sono anche i complessi di coralli d'altura, infatti esistono dei gruppi di corali scleractiniani che possiamo trovare tra i 10 gradi e i 13 gradi ad una profondità tra i 50 metri e oltre i 2000 metri. Questi coralli non hanno alghe simbiotiche, ma sono comunque in grado di formare colonie e aggregarsi in macchie e sponde che possono essere descritte come delle scogliere. Salendo dal fondo, all'incirca sopra i 1000 metri dal fondale marino, troviamo le montagne sottomarine, le cui cime invece si possono trovare o vicino alla superficie o diverse miglia al di sotto di essa. Sebbene comunque non si ha una conoscenza completa di queste montagne sottomarine, sono stati effettuati comunque dei campionamenti che hanno dimostrato che queste montagne supportano habitat biologicamente unici e preziosi e presentano inoltre anche alti tassi di biodiversità e fungono da rifugio per popolazioni relitte. Per quanto riguarda invece l'impatto antropogenico nel Mediterraneo profondo, sappiamo che ancora oggi un fatto comunque molto dibattuto. Tra questi impatti troviamo la pesca d'altura, che è diventata importante dagli anni 50 nel Mediterraneo occidentale a causa della presenza dei gamberi aristeidi. Data comunque l'importanza di queste profondità inferiori ai 1000 metri per la presenza appunto di questo gambero rosso e per la riproduzione anche di molte specie ittiche, lo sfruttamento comunque di questi fondali comporta impatti negativi su questi ecosistemi e comporta inoltre un rapido esaurimento delle zone profonde, particolarmente vulnerabili. Come minacce antropogeniche non abbiamo soltanto la pesca, infatti come possiamo vedere da studi tossicologici anche l'inquinamento ha la sua rilevanza. Infatti attraverso degli studi sono stati rivelati che i livelli di bifenili policlorurati nei pesci di acque profonde sono molto più elevati rispetto a quelli presenti nei pesci di piattaforma superiore.
Allo stesso modo, i livelli di trifenilstagno sono più elevati in due specie particolari, in questo caso delle acque profonde, che sono il moramoro e il lepidion lepidion. Questi risultati comunque ci indicano un accumulo differenziale di bifenile policlorurato e di trifenilstagno da parte dei pesci presenti nelle acque profonde, suggerendo comunque che queste zone abitate da queste specie sono già state influenzate dalle attività umane. Una strategia di successo per la protezione e la conservazione della biodiversità delle acque profonde del Mediterraneo può essere sviluppata tenendo conto della posizione geografica e delle specificità socio-economiche e politiche. Tali specificità comprendono le piattaforme continentali, le varie distese d'alto mare e l'esistenza di organismi regionali incaricati comunque della conservazione della biodiversità marina e della gestione della pesca. Sappiamo inoltre che gran parte di questo sistema è ancora da scoprire e per far sì che queste scoperte e esplorazioni si possano continuare si deve procedere alla conservazione di questi ecosistemi. Quindi la protezione e la prevenzione della biodiversità di queste acque è fondamentale per far sì che questi ambienti possano essere ancora esplorati in tutta la loro vastità e bellezza. Grazie. Laureando Nicola Levacco, che presenta una tesi dal titolo Da mare morto a mare sull'acqua, inquinamento tra la mia interrazione. Lascio lui la parola. Inutile dire che si tratta di un argomento di estrema attualità. Un problema scoperto ed enfatizzato in anni recenti, ma che affonda le sue radici almeno all'inizio della più recente rivoluzione industriale, cioè dall'impiego massiccio degli idrocarburi a fine industriale. Prego. Il presente lavoro mira a un quadro generale. Nicola, hai la presentazione? Lui la vede. Sì, no, qui è andato. Vediamo come, dai. Non l'hai fatta. Devi farla partire. Progettazione, vero? Ok, va, perfetto. Il presente lavoro mira a un quadro generale che fa riferimento all'inquinamento nel Mar Mediterraneo. L'attenzione di questa importanza, riguarda tutti i mari, ma in particolare il Mar Mediterraneo perché risulta quello più contaminato. Il Mar Mediterraneo si estende per circa 3 milioni di chilometri quadrati, con una profondità media tra i 1430 metri e una massima di 5010 metri. Da un punto strettamente geografico possiamo dire che il Mar Mediterraneo si colloca tra i 30 e 47 gradi di latitudine nord e 5 gradi di longitudine ovest e 35 gradi di longitudine est. Possiamo anche dire che il Mar Mediterraneo può essere suddiviso in due parti, ovvero la parte occidentale e la parte orientale, che vengono costituiti anche dei mari secondari, che vengono delimitati da una retta virtuale, ovvero che comprende da Capo Pon, ovvero situato in Turchia, a Capo Lilibeo. Ovvero in Sicilia. Questa parte occidentale si colloca dallo stretto di Gibilterra fino alle coste occidentali dell'Italia con una direzione da ovest verso est, mentre la parte orientale si estende dal canale di Sicilia fino alle coste occidentali di libanesi o israeliani. La biodiversità quindi del Mediterraneo è elevata e si implementa nel tempo, poiché con l'apertura del canale di Suez nel 1896 si è seguito un fenomeno di tropicalizzazione
ovvero un sedimento di specie che va dalle zone tropicali a quelle subtropicali, ovvero risalenti dal Mar Rosso a quelli dell'Oceano Indiano. Oltre ai vegetali, nel Mediterraneo risultano anche possono essere muniti delle piante, ovvero con radici, fusto e foglie, le cosiddette fanerogame. Le alghe plantoniche che costituiscono il fitoplancton si muovono attraverso il movimento dell'acqua con una profondità di tra i 30 e i 40 metri. Un fattore di degrado del Mediterraneo è il ricambio molto lento delle acque che rende il Mediterraneo appunto vulnerabile. Le tartarughe che le reti nel mare rappresentano un rifiuto, causano due problemi fondamentali di soffocamento, ovvero uno è quella che l'animale non riesce a salire in superficie, causandola la morte per soffocamento, mentre l'altro fattore è il soffocamento diretto, ovvero l'animale scambia i sacchetti di plastica appunto in quelle che è il cibo, quindi porta dei problemi nelle vie respiratorie. Un importante problema dell'inquinamento sono le microplastiche. Vi è mai capitato di immaginare, di guardare alcune immagini con la permanenza dei rifiuti nell'ambiente, ma possiamo dire che la plastica non si decompone, o meglio, con il passare degli anni non è visibile ad occhio nudo. Il 14 gennaio del 2022, l'Unione Europea ha emanato una direttiva SUP, ovvero che fa riferimento alla plastica in monouso, con una loro riduzione. Il problema della sostenibilità è stata causata negli anni, ma solamente nel 2015, con la stesura appunto dell'Agenda 2030, si è riuscito a individuare, oltre con 193 paesi membri, alcuni obiettivi. Il Goal 14 è un importante fattore in cui ricopre quello che è fa riferimento agli ecosistemi, appunto. In Italia, il 9 febbraio del 2022, la Camera ha emanato una proposta di legge, ovvero riguardante alla salvaguardia dell'ambiente e degli animali stesso. Il progetto di Suzuki, ovvero Clean Ocean Project, è riferente alle problematiche appunto che ci circondano nell'ambiente. Il Microplastic Collector è un dispositivo molto semplice, in cui è dotato di un tubo, è dotato di un filtro all'uscita del tubo del raffreddamento del motore. L'acqua del mare che passa in questo modello ha lo scopo, prima che ripassa nuovamente in mare, di raccogliere appunto queste microfibre, microplastiche. È un cambiamento epocale per il cliente, perché durante le ore di navigazione può contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.
Grazie a voi. Prossimo programma, vedere lo campo, la difesa, 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 la la cosa appunto mi ha detto il lavoro dello studente quando tratta chiaramente un argomento molto dibattuto e attuale come la tutela delle frontiere marittime. Il lavoro è stato ben svolto dal candidato in maniera che la cosa un impegno con dedizione, la valutazione appunto della professoressa del lavoro svolto è sicuramente positivo, quindi invito il candidato a spiegare quello che è il lavoro della sua tesi. Grazie professoressa. Buon pomeriggio a tutti i presenti. Il titolo della mia tesi è tutela delle frontiere marittime e zone a competenza funzionale dello Stato nella normativa italiana. Anzitutto, cosa sono le frontiere marittime? Esse rappresentano intanto un simbolo per l'identità di una nazione, un'identità che per l'Italia è importantissima, visto il suo legame col mare che è di natura storica, sociale ed economica, ma anche per quello che è un mezzo di sovranità, un mezzo per diciamo l'esposizione della sovranità dell'Italia sul mare e del resto dei paesi costieri. Ma quindi le frontiere marittime sono dei veri e propri confini che suddividono lo Stato, che suddividono il mare, scusate, tra gli stati costieri. E all'interno della mia tesi ho trattato l'argomento delle frontiere marittime parlando anche di quello che è la protezione dell'ambiente e delle risorse marine, con l'introduzione ad esempio della zona economica esclusiva e della zona ecologica, ma anche di quelle che sono le cause dirette che pongono queste frontiere marittime in un sistema di instabilità, come ad esempio il traffico illecito di armi e droga e anche con il fenomeno dell'immigrazione clandestina transfrontaliera. Infine ho anche trattato quelle che sono le zone a competenza funzionale dello Stato, cioè quelle zone in cui lo Stato detiene dei compiti funzionali alla sua sicurezza e al suo sviluppo. Questa immagine è eloquente e mostra quelle che sono le frontiere dell'Unione Europea. Questa immagine è stata stilata da Frontex. Ok, questa immagine è stata stilata da Frontex e mostra quelle che sono le frontiere marittime e terrestri dell'Unione Europea. È interessante notare come le frontiere meridionali dell'Unione Europea, quelle della Grecia, del Sud Italia, del Sud della Spagna, versino in un livello di impatto medio e alto. Questo indica appunto il grado di instabilità in cui versano, anche a causa soprattutto del fenomeno dell'immigrazione. Il fenomeno dell'immigrazione l'ho trattato predisponendo quelle che sono le norme internazionali e le norme nazionali in materia. Anzitutto, internazionalmente ho trattato quello che è la Convenzione SOLAS sulla sicurezza della vita umana in mare e anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la UNCLOS, e poi anche la Convenzione del SAR sulla ricerca e il soccorso. E infine con l'introduzione anche in Unione Europea di quello che è Frontex, ovvero l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Mentre a livello nazionale le norme che trattano l'immigrazione sono anzitutto il testo unico sull'immigrazione e il successivo regolamento che la aggiorna, ovvero la legge Bossi-Fini, che introduce tra l'altro anche il reato al favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Infine anche norme sono presenti nel codice della navigazione italiano e infine anche nella trattazione del memorandum tra Italia e Libia nel 2017. Questa immagine mostra quelli che sono i tre flussi principali dell'immigrazione nel Mediterraneo. Un flusso è occidentale e si genera dal Marocco e dall'Algeria ed è diretto verso la Spagna, mentre un flusso dalle coste turche verso quelle greche e infine quello più problematico su cui ho fatto un focus è appunto quello del Mediterraneo centrale, ovvero quello che si genera dalla Tunisia, dall'Egitto e soprattutto dalla Libia. E nell'immagine più piccola possiamo notare come
il flusso migratorio sfrutti quelle che sono le zone di responsabilità SAR, cioè di ricerca e soccorso degli stati, soprattutto quella maltese e quella italiana. Questo grafico mostra quelli che sono gli sbarchi nel Mediterraneo centrale, di cui l'Italia ha dovuto fronteggiare in prima linea. E si può notare come ci sia un picco nel 2016 con l'arrivo di circa 180.000 migranti e con la successiva decadenza nel 2017, anche in seguito all'introduzione dell'accordo tra Italia e Libia nel 2017. Questo accordo ha come scopo principale quello di ridurre il flusso migratorio libico, incrementando anche la stabilità politica del paese che versa in uno stato di guerra civile, e anche quindi attraverso l'introduzione di campi di accoglienza temporanei che sono gestiti dalla Libia e finanziati dall'Italia, e tramite il coordinamento tra le guardie costiere libica e italiana per il rintracciamento dei migranti nella zona SAR libica e per il loro successivo recupero. Il grafico sottostante mostra come dal momento dell'introduzione, diciamo dall'introduzione del memorandum in poi, sia gradualmente aumentato quello che è la percentuale dei migranti recuperati nella zona SAR libica e riportati verso le coste libiche. Poteri di tutela nelle frontiere marittime si ritrovano anche all'interno del regolamento sulla zona economica esclusiva, che è contenuta all'interno della Convenzione di Montego Bay dagli articoli dal 55 al 75. E che è stato poi ratificato quindi in Italia, quindi l'Italia si è dotata di una nuova zona economica esclusiva recente, con una legge recentissima del 2021, con la quale appunto l'Italia crea questa zona economica esclusiva che è un'estensione tra le maggiori in Mediterraneo, circa 500.000 km², con l'obiettivo principale quindi di aumentare l'influenza che ha l'Italia sul Mediterraneo e di aumentare anche la sua marittimità. Infatti l'Italia detiene diversi poteri sull'utilizzo di questa zona, ma anche poteri su normative che può applicare in campo della pesca, ad esempio, per evitare il fenomeno della sovrappesca, l'overfishing, e anche nuove norme a livello della protezione ambientale, con l'introduzione di zone ecologiche e di zone a protezione marina. E infine anche per norme verso la tutela del patrimonio archeologico e culturale sottomarino, con l'introduzione della zona archeologica. E infine quindi usi nuovi poteri sull'uso di questa zona riguardo ad esempio la posa di cavi e condutture sottomarine e per la costruzione di isole artificiali. Infine un argomento che ho trattato nella mia tesi è stato quello delle zone a competenza funzionale, che sono quindi quelle zone in cui lo Stato volge delle azioni che sono funzionali alla sua sicurezza e allo suo sviluppo economico, trattando quella che è la presunta zona contigua italiana, presunta perché non è stata mai formalmente rivendicata dall'Italia, ma che l'Italia ne rivendica gli usi per anti-immigrazione, diciamo, all'interno della legge Bossi-Fini. E poi il mare territoriale, che è quel mare che si estende entro e non oltre le 12 miglia marine dalle coste italiane, e infine con la trattazione delle acque interne, parlando anche di un servizio, che è il servizio di monitoraggio e di controllo del traffico marittimo, e anche per l'identificazione delle navi per reprimere possibili atti illeciti, che è appunto il VTS, e che si pensa che in futuro possa estendere le sue operazioni anche al resto delle frontiere marittime per una migliore tutela delle stesse. Grazie per l'attenzione. Una delle funzioni anche la protezione dell'ambiente marino, sì, esatto, perché è un controllo che fa contro dalle funzioni. E poi connesso un po' a quello che ha fatto la precedente, no? Sì, sì. Che riguarda la tutela delle microplastiche, eccetera. Ok, grazie. Fermo. Complimenti. Grazie. Molto articolata e molto organica al tempo stesso. Grazie. Che presenta una forace di relativo al trasporto marittimo con planerizzato prima e durante la pandemia di Covid. L'osservatorio è questo di Gnacci, lascio lui. L'impatto del Covid, oltre che sull'impatto delle persone, sarà anche manifestato anche nel settore del trasporto delle persone. Vai lockdown, hanno interrotto le diverse catene di fornitura e quindi di conseguenza
questo aveva un impatto appunto sul trasporto generale, sul trasporto delle merci, e il Francesco si è occupato in particolare dell'impatto che ha avuto nel trasporto marittimo tramite contenitori, che quel trasporto, diciamo, porta essenzialmente con le round the world oppure con le varie forze pendulum, diciamo, i beni dall'estremo oriente verso di noi, verso occidente. Lascio la parola a te, Francesco, per illustrare il suo. Grazie professore, buon pomeriggio a tutti. La tesi tratta il trasporto marittimo containerizzato nel periodo precedente e durante la pandemia di Covid-19. Inizialmente viene rilevata l'importanza dei porti a livello internazionale, la nascita del container e l'evoluzione che questa unità di carico ha subito nel corso degli anni grazie al trasporto marittimo containerizzato. Una prima analisi che riguarda l'aumento o la diminuzione del trasporto marittimo nel periodo precedente e nel corso della pandemia. Infine, vengono rilevate le relative conclusioni e i possibili sviluppi futuri. Il sistema portuale risulta essere caratterizzato dal porto, un'insenatura naturale o artificiale, che precedentemente veniva utilizzato per la protezione del territorio. Attualmente le finalità del porto sono innanzitutto consentire il riparo delle imbarcazioni dalle correnti e dalle onde ed inoltre consentire l'imbarco e lo sbarco sia delle persone che delle merci. L'Italia ha assunto un ruolo fondamentale con la nascita delle repubbliche marinare. Tra i porti più antichi troviamo Genova, in Grecia Atene e Rodi, nel nord Europa Amburgo, Anversa e Rotterdam. Di particolare importanza è il container, un'unità di carico utilizzata per stivare la merce. Quest'unità di carico è nata grazie a un imprenditore americano di nome McLean. Egli puntava soprattutto al maggior stivaggio in riferimento alla merce, alla riduzione dei tempi morti all'interno dei porti, cioè i tempi relativi all'imbarco e allo sbarco della merce, ed inoltre alla riduzione dei costi. Questo ha portato alla nascita di apposite navi, definite navi portacontainer. In base alle dimensioni vengono suddivise in Panamax, Post-Panamax, Suezmax e Post-Suezmax, ognuna con una propria capacità di carico. L'unità di misura risulta essere il TEU. Un TEU corrisponde a un contenitore di 20 piedi. Una prima analisi viene effettuata nel periodo che riguarda l'anno 2014 e 2015. Vi è la supremazia dei porti cinesi a livello internazionale. Il porto di Shanghai nel 2015 ha movimentato 36,52 milioni di TEU. Singapore, come mostra il grafico, 30 milioni di TEU. Leggermente una diminuzione di traffico rispetto all'anno precedente. Nel nord Europa troviamo i porti di Rotterdam e Amburgo, rispettivamente con 12,23 milioni di TEU e 8,8 milioni di TEU. In Italia troviamo la supremazia del porto di Gioia Tauro con 2,55 milioni di TEU e Genova al secondo posto con 2,4 milioni di TEU, numeri analoghi rispetto all'anno precedente. Una seconda analisi condotta nei periodi 2018 e 2019 evidenzia ancora una volta la supremazia dei porti cinesi a livello internazionale. Shanghai nel 2019 ha movimentato 43,5 milioni di TEU, Singapore nuovamente al secondo posto con 36,6 milioni di TEU, numeri analoghi rispetto all'anno 2018. Troviamo anche qui i principali porti di Rotterdam e Amburgo. Nei porti italiani Genova assume la supremazia con 2,6 milioni di TEU e Gioia Tauro al secondo posto con 2,5 milioni di TEU. Il 31 dicembre 2019 è una data storica in cui si rileva il primo caso di Covid-19 nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei. Questo, oltre a provocare la crisi sanitaria più grande dell'ultimo secolo, ha provocato gravi disagi in ambito del trasporto marittimo, problemi che riguardano soprattutto la congestione, il blocco delle catene logistiche prima nei principali porti cinesi e successivamente nei principali porti a livello internazionale, ed una diminuzione della domanda che ha comportato appunto ad una diminuzione del traffico container.
L'analisi condotta nel 2020 evidenzia una leggera diminuzione nei principali porti a livello internazionale. Shanghai, primo porto a livello internazionale, movimenta 43,5 milioni di TEU nel 2020, numeri analoghi rispetto al 2019. Una leggera diminuzione nei porti di Singapore, nel nord Europa, con i porti di Rotterdam, Anversa e Amburgo. Una diminuzione che si verifica anche nei principali porti spagnoli, inglesi, francesi e italiani, ad eccezione di Gioia Tauro, che assume una movimentazione addirittura superiore rispetto al periodo pre-pandemia, con 3,19 milioni di TEU. L'analisi più specifica, condotta nell'anno 2020 per i principali porti italiani, evidenzia appunto la supremazia di Gioia Tauro, con 3,19 milioni di TEU circa. Genova al secondo posto, una leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti, con circa 2,35 milioni di TEU. Diminuiscono i principali porti. Al sud troviamo Bari con circa 71.000 TEU, Catania con circa 62.000 TEU ed infine Palermo con poco più di 13.000 TEU. L'analisi condotta nel 2021 evidenzia invece una crescita del trasporto marittimo containerizzato, determinato da un aumento della domanda. Shanghai al primo posto movimenta nel 2021 47 milioni di TEU, addirittura dei livelli superiori rispetto al periodo pre-pandemia. Singapore al secondo posto con 37,5 milioni di TEU. Crescono i principali porti del nord Europa come Rotterdam, Anversa e Amburgo. Crescite che si verificano anche nei principali porti spagnoli, inglesi, francesi e italiani. Delle crescite che però procedono a rilento se confrontati con i principali porti a livello internazionale. Questo sostanzialmente è dovuto a delle infrastrutture più grandi del nord Europa ed inoltre a degli investimenti maggiori negli altri porti. L'analisi più specifica condotta nei porti italiani nel 2021 evidenzia una leggera crescita per tutti i porti. Il porto di Gioia Tauro evidenzia una movimentazione di circa 3,15 milioni di TEU. Genova poco più di 2,55 milioni di TEU. Migliorano sia La Spezia che Livorno che Trieste. Marina di Carrara risulta essere l'ultimo porto sopra i 100.000 TEU. Attraverso questa analisi condotta nei diversi anni è possibile dedurre delle conclusioni. Il periodo compreso tra il 2010 e il 2019 è stato un periodo caratterizzato da un aumento della domanda e quindi un aumento del trasporto marittimo containerizzato. Nel 2019 era prevista una crescita, frenata appunto dalla nascita della pandemia avvenuta nel 2020. Il 2021 invece è stato un anno caratterizzato dall'aumento del trasporto marittimo generato dall'aumento della pandemia, con ovviamente l'aumento dei noli. Attraverso le conclusioni è possibile dedurre gli sviluppi futuri. Innanzitutto, il trasporto marittimo risulterà essere una fonte predominante per molti anni, quindi sarebbe opportuno utilizzare maggiori investimenti per la digitalizzazione per evitare che problemi come la pandemia possano causare sia il blocco delle catene logistiche sia la congestione e quindi i relativi ritardi delle merci. Grazie per l'attenzione. Certo, non è una nuova crisi di Suez, per fortuna. No, non è una nuova crisi. Sicuramente a fine anno sapremo i dati relativi a questo periodo. Bene, grazie. Passiamo al prossimo laureato, Giuliano Bene, l'argomento trattato da JR è parte di un discorso un po' più ampio con una connotazione biologica particolare.
che riguarda le trasformazioni dell'ecosistema mediterraneo in termini faunistici e floristici. Cioè c'è tutta una trasformazione che è evidentemente legata ai cambiamenti climatici, ma che deve essere spiegata in termini di diffusione, di capacità di diffusione delle specie all'interno del Mediterraneo. JR ha presentato un quadro, oserei dire il palcoscenico, nel quale si muovono gli attori che probabilmente incontreremo in un'altra tesi a breve termine, non oggi comunque. Buon pomeriggio. Andrò a parlare della circolazione nel Mediterraneo. Sappiamo che gli attuali dibattiti sulla circolazione delle acque nel Mediterraneo, più in generale sul suo funzionamento, si basano soprattutto sullo studio appunto della circolazione delle acque atlantiche, dove sappiamo che ora come ora è generalmente accettata. Sappiamo che questa immagine è stata costruita a partire da tutti i valori della temperatura superficiale del mare e vengono misurati a un chilometro per un chilometro pixel più volte al giorno. E questi sono dei dati in situ satellitari ricavati nel gennaio del 1998. Si può dire che questa immagine sia solo rappresentativa dei valori della temperatura superficiale del mare per i mesi invernali. Qui possiamo vedere il sottobacino algerino. Queste immagini infrarossi della parte orientale del sottobacino algerino mostrano i vortici algerini anticiclonici che si sono generati dall'instabilità della corrente algerina. Le informazioni in sito sono state continuamente fornite dalla serie di 9 boe con circa 40 misuratori di corrente che sono stati installati per un anno e da circa 20 galleggianti langragiani che sono andati alla deriva a profondità intermedie nel sottobacino. Si è arrivati attraverso queste analisi ad una buona comprensione dei processi su mesoscala che si sono verificati in questa zona, oltre ad acquisire una certa esperienza nell'analisi dei set di dati sia satellitari che in situ. Qui possiamo vedere l'area del vortice Mersamatro, dove queste immagini ad infrarossi sono state analizzate da Ahmad e altri studiosi come Millot, e questa figura ci mostra il vortice anticiclonico di Iera Petra, dove dimostrano che appunto il vortice di Iera Petra si può propagare anche verso ovest oppure rimanere stazionaria. Nel frattempo Y sono vortici anticiclonici che sono generati dall'instabilità del vortice orientale, più specificamente della corrente libico-egiziana, mentre O si propaga più lentamente rispetto a Y, che si propaga un po' più rapidamente, quindi Y deve spostarsi attorno a O, diffondendo quindi l'acqua interna verso l'interno del bacino. Un esempio dei dati ricavati dai satelliti, possiamo vedere questa variazione di temperatura, dove possiamo vedere che come ad esempio in basso a sinistra, tra due zone con una temperatura prevalentemente calda, vi può essere la presenza di una temperatura prevalentemente fredda. Questi sono dei dati raccolti nel novembre del 1998. Per quanto riguarda questo dibattito, appunto nel Mar Mediterraneo abbiamo la Levantine Intermediate Water, ovvero le acque intermedie levantine, che è caratterizzata da un massimo di salinità e un relativo massimo di temperatura a profondità intermedie. Sono stati mantenuti questi massimi per ciascun getto entro un intervallo di tempo di profondità inferiore a circa 200 metri e sono state tracciate le isolinee medie per la massima salinità e la temperatura. Questa procedura è del tutto oggettiva e suggerisce chiaramente e ingenuamente che la Levante Intermediate Water fluisce continuamente verso sud-ovest dalla Sardegna. Qui poi in questa rappresentazione possiamo vedere il Modified Atlantic Water e il Winter Intermediate Water, dove attraverso questa leggenda possiamo vedere le zone dove ci sono i percorsi più o meno stabili, le correnti mesoscala durante tutto l'anno, le correnti mesoscala in inverno, i vortici mesoscala indotti dal vento, il fronte nord delle Baleari si trovano a 0 metri di sobata, mentre la differenza invece per quanto riguarda le Levante Intermediate Water e il Tyrrhenian Deep Water, che si trovano tra i 0 metri e i 200 metri di sobate, si allontanano sono un po' più lontane rispetto alla costa. E un altro esempio abbiamo il Tyrrhenian Deep Water e il Western Mediterranean Deep Water, che sono sempre differenti rispetto alle altre due immagini precedenti, si trovano a 0 metri e 1000 metri di sobate. E l'insieme delle tre rappresentazioni precedenti possono dare origine a questa immagine nella parte a est,
dove possiamo vedere che generano questa cosiddetta corrente a getto, ovvero un flusso d'aria canalizzato, che possiamo vederlo che appunto passa lungo questa linea che passa per il Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo sappiamo che è noto per avere una complessa circolazione termalina, un vento ed un flusso d'acqua multiscala con variabilità interattiva. In poche parole, la circolazione dell'acqua atlantica nel bacino occidentale del Mar Mediterraneo, ora come ora è generalmente accettata, però ancora oggi è costituita da quesiti di cui non si trovano ancora risposta. E quindi bisogna quindi aspettare lo svolgersi della storia, vedere quanti stati della circolazione esistono, e vedere se si verificano o si ripeteranno o meno. Vabbè, passiamo allora all'ultimo laureando, Alex Raffaelli, che presenta una tesi di ormai speciali e contenuti il senatore, il professore Domigliano, faccio a lui la parola. Buon pomeriggio. Alex si è occupato dello studio delle strutture offshore e di navi speciali, sia intese come strutture offshore e sia intese come navi ausiliari dell'industria dell'offshore, concentrandosi anche sui materiali e le recinzioni utilizzate. Ma lascio a lui la parola, che sarà qui. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Qui sono descritte ciò che parleremo nel presente lavoro, ovvero le strutture offshore per l'estrazione di oil and gas, le navi speciali per l'industria offshore e i materiali di collegamento utilizzati nell'industria offshore. Allora, innanzitutto bisogna dire che le strutture offshore sono in questo caso qui, sì, che parliamo delle strutture impiegate per l'estrazione di oil and gas, ma bisogna ricordare che comunque ci possono essere strutture dedicate anche appunto a impianti fotovoltaici oppure impianti eolici. Comunque, le prime strutture sono state quelle fisse, ovviamente. Tali strutture, infatti, sono composte da due sezioni principali. Abbiamo il topside, che è appunto la parte essenziale dell'impianto, perché è quello in cui è presente l'impianto di produzione, in cui viene trattato il fluido estratto. E ovviamente sono presenti i diversi moduli che compongono il topside, quindi abbiamo gli alloggi, abbiamo le piattaforme per far sì che possano atterrare gli elicotteri, abbiamo le crew, abbiamo la torre in cui viene si può vedere appunto la torre per l'estrazione petrolifera. E ovviamente devono essere necessari tutti quei sistemi di sicurezza che permettono il corretto funzionamento dell'impianto. E ovviamente sono sia automatici che gli operatori a bordo della piattaforma devono monitorare costantemente 24 ore su 24 tutto il lavoro. Da non dimenticare la parte inferiore, che è appunto quella dei supporti, che ne abbiamo appunto due. Abbiamo i supporti chiamati appunto jacket oppure le strutture a gravità. La differenza sta più che altro nel fatto che i jacket sono costituiti da una struttura a traliccio, generalmente in acciaio, e mentre invece la struttura a gravità è più che altro costituita da cemento, che appunto ne fa il suo punto di forza, anche perché nel jacket dobbiamo soffrire dei pali di fondazione, cioè questi pali poi vengono infissi nel terreno e rendono stabile la struttura. Allora, questi invece sono degli impianti che sono mobili. Cioè, l'impianto jack-up è appunto un impianto mobile autosollevante. Qui infatti è possibile vedere nella parte sinistra delle figure in cui sono presenti dei jacket, in cui questi jacket riescono a muoversi attraverso la piattaforma del jack-up e permettono di rendere la struttura fissa e mobile. Quindi con il loro sollevamento è possibile far movimentare la struttura.
mentre invece nella parte destra è possibile vedere un punto di perforazione. Generalmente questo punto di perforazione veniva inizialmente costruito anche in legno, però poi ovviamente si sono susseguite diverse versioni dell'impianto, e comunque sono tutti impianti che permettono di perforare il fondale, anche se il jack-up è quello che solitamente perfora il fondale, garantendo così una più giusta movimentazione delle altre strutture che saranno fisse, e alla fine, proprio per questa sua capacità, viene più che altro utilizzato per perforare i fondali e lasciare alle piattaforme fisse l'estrazione principale del petrolio. Poi ovviamente ci sono la progettazione massima della raccolta dei dati ambientali, che è quella in cui noi abbiamo appunto la fase preliminare, in cui vengono appunto raccolti i dati che serviranno ai progettisti per far delineare i primi aspetti che dovrà avere una struttura. Poi nella progettazione di base di dettaglio abbiamo la parte in cui si andrà a concretizzare quello che sarà la struttura offshore, e più che altro in quella di dettaglio alla fine si dovranno provvedere ad acquisire tutte quelle che sono le certificazioni e le approvazioni degli organi tecnico-amministrativi. Comunque la costruzione del topside e dei supporti avviene più o meno nello stesso modo in tutte le strutture, solo che ci sono delle piccole peculiarità per ogni struttura che poi noi andremo a vedere. Comunque la costruzione del topside avviene maggiormente a terra, e più che altro si provvede a costruire i moduli a terra, che poi man mano che verranno trasportati dalle bettoline o dalle chiatte, poi dipende dalla grandezza, verranno poi assemblati nel sito di installazione, e quindi poi andranno a formare il topside. Però prima di tutto bisogna andare a costruire e trasportare il sistema di supporto, che sarà o il jacket o la struttura di supporto a gravità. Qui possiamo vedere anche un ROV che supporta l'attività dei supporta gli operatori per quanto riguarda il monitoraggio oppure la movimentazione di cavi nell'ambiente sottomarino. Ok, qui possiamo vedere le tipologie di impianti. Abbiamo le piattaforme fisse, il Compliant Tower, poi importanti sono anche le Tension Leg Platform e le Spar Platform. Le differenze sono ovviamente, lo possiamo vedere, nelle Fixed Platform e nelle Compliant Tower abbiamo appunto una, si può vedere, sempre sulla stessa linea del jacket, una base in cui è presente un traliccio metallico. Ovviamente la differenza sta che la Compliant Tower opera in fondali molto più profondi, e comunque nella Tension Leg Platform, nella Spar Platform, possiamo vedere che sono presenti dei tiranti, proprio perché alla fine dobbiamo operare in fondali ancora molto più profondi, e ovviamente una intera struttura da traliccio metallico comporterebbe ovviamente costi maggiori. Ok, poi noi abbiamo altre strutture, oppure delle vere e proprie navi. Abbiamo le FPSO, che sono per le estrazioni petrolifere, possono comportarsi come una vera e propria struttura fissa, o anche le altre galleggianti che abbiamo appena visto, e possono essere convertite da una petroliera oppure essere costruite direttamente, e infatti qui vediamo una di forma circolare nella parte superiore. Poi per quanto riguarda altri impianti abbiamo quelli di perforazione semisommergibile e le navi di perforazione. Quindi qua già andiamo anche oltre i 1000 metri di operabilità. Abbiamo i riser, le tipologie di riser, quindi flessibili, rigidi, tower e indipendenti non sostenuti dallo scafo, che si rivede appunto qui collegati a una FPSO che sta appunto operando. Poi abbiamo delle immagini in cui appunto vediamo la movimentazione dei cavi sottomarini,
e soprattutto quello del marine riser, che sarà la tubazione principale durante le estrazioni. Navi speciali, quindi possiamo vedere che ne abbiamo molteplici, navi gru, che saranno essenziali in tutte le fasi di movimentazione del materiale, ed ovviamente dei moduli, del jacket. Abbiamo i rimorchiatori, le navi antincendio, SAR, motovedette, navi da ricerca per l'acquisizione dei dati ambientali, ovviamente, e rompighiaccio, per gli ambienti in acque polari. Poi abbiamo le postacavi, ovviamente tutto quanto riguarda le navi, le strutture fisse, ci possono essere quelle più vicine nella parte più vicina alla costa, in cui ci possono essere dei collegamenti anche alla costa a livello di cavi, tubazioni oppure cavi elettrici. Navi di rifornimento alla piattaforma, rimorchiatori e movimentazione dell'ancora, ovviamente muovono le linee d'ancora per tenere ancorata la piattaforma. Le navi fornitore ovviamente, crew boats e navi d'attesa. Questo ovviamente svolgono diversi compiti. Le navi d'attesa sono anche quelle adibite alla security. Poi abbiamo quella per la nave per i ROV, oppure che fungo da piattaforma per i sommozzatori, navi di risposta alle fuoriuscite di petrolio. Materiali, legna, acciaio, leghe leggere, leghe di rame, leghe leggere ovviamente alluminio, leghe di rame e polimeri. Possiamo avere anche diverse classificazioni e diversi materiali utilizzati. Andiamo avanti. Le saldature. Le saldature ovviamente sono essenziali in un ambiente come questo. E ne abbiamo diverse tipologie, abbiamo quelle saldature elettrico, in cui c'è un elettrodo rivestito di diversi materiali, la saldatura TIG, quindi tungsten inert gas, e la saldatura MIG-MAG, cioè metal inert gas o metal active gas. Cioè la differenza sta più che altro nelle tipologie di gas utilizzato, che ad esempio può essere nella MAG, possiamo avere anche dell'ossigeno se si vuole. E comunque qui viene appunto uno schema di come avviene di come avvengono queste saldature. Ovviamente il collegamento di materiali dissimili può avvenire anche con una brasatura in cui il materiale d'apporto, cioè viene il materiale d'apporto ad essere fuso, e alla fine il metallo in cui si deve andare a saldare viene anche semplicemente riscaldato. Comunque possono essere applicati degli inserti di transizione di metallici e rivestimenti del materiale di simile della saldatura.